La vaccinazione è in grado di ridurre in maniera notevole il rischio di ospedalizzazione, di forme gravi di malattia e di decesso. È anche in grado di ridurre il rischio di infezione. È però importante dire che è comunque possibile, infettarsi con il virus nonostante l'aver completato il ciclo vaccinale. Pertanto è fondamentale che anche le persone vaccinate continuino ad utilizzare tutte le precauzioni che sono disponibili e sono ormai conosciute da chiunque per cercare di prevenire appunto l'infezione da Covid-19. Al momento, per quanto riguarda le varianti che sono diffuse soprattutto nel nostro paese, possiamo dire che i vaccini sono efficaci. L'efficacia è soprattutto con il ciclo completo della vaccinazione. Va detto, a onor del vero, che non sappiamo comunque quali varianti si diffonderanno nel prossimo futuro e quindi dovremo avere un attento monitoraggio che effettivamente è realizzato dall'Organizzazione Mondiale di Sanità per cercare di valutare se le nuove varianti, che molto probabilmente ci saranno effettivamente prevenute dal vaccino come quelle che abbiamo attualmente in circolazione. L'aumento dei casi nei vaccinati è un cosiddetto effetto paradosso, quindi noi dobbiamo aspettarci un aumento dei casi nei vaccinati e questo non significa che il vaccino non sia efficace. Perché accadrà? Accadrà perché per fortuna la popolazione dei vaccinati aumenta continuamente e quindi di conseguenza le nuove infezioni in una popolazione che aumenta aumenteranno. Per cui tanto più sarà alta la popolazione dei vaccinati, tanto più potremo avere dei nuovi rari casi nella popolazione vaccinata. Non è assolutamente vero che le varianti virali si sono sviluppate a causa della sperimentazione del vaccino, anzi, diciamo che la vaccinazione ha proprio la funzione di ridurre la circolazione virale e quindi di impedire quel sistema di duplicazione che è tipico dei virus e che fa sì che si possano produrre delle mutazioni e quindi delle varianti. Per cui più il vaccino è diffuso e meno è probabile la diffusione delle varianti.